solita fare gestendo l'ordine pubblico in maniera vergognosa, di mandare dei rocciatori su quel traliccio, nonostante Luca avesse dichiarato via telefono ad una radio che se fosse salito qualcuno lui si sarebbe appeso ai cavi. Ebbene, Luca, nonostante le forze a causa del fatto che le forze dell'ordine sono salite sul traliccio, ha preso una scossa violentissima ed è crolluto a terra facendo un volo di 15 metri e ora è in prognosi riservata. Grazie a Dio è fuori pericolo, ma quello che è successo oggi è un fatto vergognoso che ci fa dire che nonostante migliaia e migliaia di cittadini e cittadine siano scese in strada sabato e così da anni e anni per esprimere un proprio dissenso che è reale, perché nessuno in Val di Susa è a favore della TAV e in tutta Italia nascono movimenti ogni giorno per la difesa dei beni comuni. Nonostante questo, il governo e la polizia non nasconde la propria faccia di repressione, di violenza, come è successo oggi con Luca, a cui mandiamo tutta la nostra solidarietà, e come è successo sabato sera in stazione Porta Nuova a Torino, dove dal nulla la polizia ha massacrato centinaia di manifestanti milanesi che chiedevano solo di rivendicare il proprio diritto alla mobilità. Allora è il caso, a partire da questa sera e nei prossimi giorni e mesi, di arrivare a dei fatti concreti, arrivare a una solidità del nostro dissenso, di prendere veramente in mano la situazione perché è diventata ingestibile. Allora saremo sempre al fianco della lotta all'ottava, saremo sempre in piazza.